sia troppo tardi, andiamo a ripresentare e ricordare quali sono gli ospiti che quest'oggi popolano il nostro divanetto, che come vedete si anima anche di spostamenti, ci piace giocare un po' come sulla scacchiera. Abbiamo gli amici di Legambiente, abbiamo l'avvocato Titta Benzi di Rimini, ma Donata De Nittis, che è la presidente del circolo riminese di Legambiente, e l'avvocato si conoscono molto bene, perché vedevo che durante Casa Dei, durante la pubblicità, loro parlavano. È una conoscenza in diretta. No, siamo colleghi intanto. Io la conosco da quando era proprio una pupattola, ecco. Una pupattola? Una pupattola al mare, piccolissima proprio. Con una gemella. Perché ho avuto la fortuna di essere scolaro di suo nonno. Addirittura. E amico carissimo anche fino a questo momento di suo papà, Nicola De Nittis. Ecco, perfetto. Abbiamo fatto l'albero genealogico tanto per cominciare. Non solo, mio nonno è stato un suo insegnante. Certo, italiano, era un insegnante... molto pedante era perché voleva sapere alla fine di ogni anno tutto quello che era successo. Per esempio, una delle sue domande a tradimento era questo: e vabbè, dice, chi fondò a Firenze la prima cattedra di greco? Noi dovevamo dire Emanuele Crisolor, naturalmente. Era insopportabile. Ecco, aveva gusto di pizzicarci così a tradimento quasi su questo. Metteva anche dei brutti voti magari? Ma brutti voti no, perché era poi i meridionali in genere, questo voglio dire, sono molto più, meno cattedratici ma più dolci degli uomini del nord, ecco. Del nord. E di conseguenza più dotati di umanità, il che vuol dire comprendere meglio insomma anche gli errori. Aveva questa parlata pugliese che era lo zimbello di questi giovani, disgraziati giovani riminesi. Mi raccontava di episodi. No, tuo padre, appena arrivato a Rimini, fu ingaggiato da una compagnia dialettale riminese che rappresentava il passatore di cappelli, cosa di simile. E suo padre doveva dire in dialetto, Giassol, che era uno degli aiuti del passatore, infatti. Dov'è Stagnet? Dovesse niente, Sagnet, che era un altro della banda. Allora lui con molta fatica diceva Zazzul, dovesse niente. Già, perché voi eliminate tutte quante le vocali. Anche no, Amarco, la Z, mio papà, essendo del Gargano, non riusciva a parlare. Di dov'era? San Giovanni Rotondo, originario. Il babbo di Pettorano Sugizio. Pettorano Sugizio è nato. Però lui è originario di San Giovanni Rotondo. Sì. Quindi siamo in provincia di? Bari, di Foggia, di Padre Pio. E da una parlata, nonostante sia Rimini dal 36, ha ancora una parlata assolutamente pugliese. Non si riesce a insegnargli il dialetto romagnolo. È un uomo adorabile tuo padre. Va bene, adesso non facciamo troppo del reducismo, altrimenti qui veramente cominciamo a parlare di tutta quanta la nostra infanzia. Ma io dico tante vigliacate contro un sacco di gente, quando c'è da dir bene di qualcuno. No, è bene dirlo, caro. Non facciamo arrabbiare l'avvocato. È bene dirlo, caro avvocato Benzi. Però attore soltanto da un book fotografico, a volte significa anche in qualche modo mettere sul set una comparsa. Invece colloquiare con un attore, capire anche qual è quella che individuare la sua psicologia, il suo carattere, certo, significa inserirlo anche meglio nel soggetto del film. Esatto. Questo di lei mi piace molto, questo è una nota di merito che devo riconoscere. Sì. Però le volevo far conoscere, sicuramente già vi sarete incontrati nella vita, perché questo salotto ha un'estensione oggi tipicamente romagnola, il nostro avvocato Titta Benzi, che è stato un grande amico di Federico Fellini. Lo so, beh, è conosciutissimo, insomma, i giornali ne hanno parlato. Ne parlano sempre praticamente, di un modo o nell'altro. Ecco, signor Titta Benzi, prendo il suo libro Patacchedi. Dobbiamo ricordare questo libro che il signor Luigi Benzi ha scritto. È il suo primo libro, pubblicato dalla Guaraldi. E appunto, perché non ci racconta un po' di che cosa parla questo libro? Questo libro è nato perché durante la celebrazione dell'11 febbraio di quest'anno nella Università di Rimini, piccola così, e si paventava da parte dei fondatori dell'associazione Federico Fellini la mancanza di denaro. A me pareva, data l'amicizia che mi legava e che mi lega ancora, perché anche con l'aldilà l'amicizia dura quando c'è, e di rimanere estraneo senza dir niente. Allora mi alzai e dissi, io raccolgo sempre nella mia professione d'avvocato e prima dei raccontini. Bene, prometto di farne un libro e se ci scapperanno dei soldi li donerò tutti alla Fondazione Federico Fellini. E inizia infatti con una letterona di Federico, che è piena del suo spirito. Federico era un decadente anche dal punto di vista della scrittura, no?
Ce la legga. Ecco, caro Titta, eccoti una serie di domande che dovrebbero servirti a circoscrivere gli episodi, ad inquadrarli, senza però limitarne in nessun senso il flusso, le varie associazioni che possono venire spontanee, l'accavallarsi dei ricordi, le analogie con altri casi. Insomma, la domanda è solo uno spunto, uno stimolo, il suggerimento di un punto di vista, un pretesto per scegliere l'episodio, per dargli un attacco, un'angolazione, un inizio. Insomma, Tito, va un po' a fanculo e chiacchiera a ruota libera. Vedremo dopo come selezionare, montare e mettere insieme a fuoco dettagli, avvenimenti, personaggi, il materiale che avrai fornito. Cominciamo. E la prima domanda: perché avvocato e non medico, ingegnere o prete? Ecco, sono 25 domande. Io innanzitutto rispondo con degli aneddoti a queste 25 domande. Anche perché lui mi diceva: tu mi devi dare materiale per la vita di un avvocato vero. Non, diceva, come quel panzone di Perry Mason che le vince tutte le cause.